Scusa, ma tu eri vestita problema. In un altro modo? Certo. Ti sei cambiata per apposta? Ma ti sei truccata anche? Scusa, bisogna andare in televisione, siamo solo io e te che ci vestono come due scappati. Io vorrei anche il trucco per Claudio la prossima volta, se possibile. Il parrucco. Se rientra nel budget, per cortesia, spendiamo 2 lire, almeno lo mettiamo a posto. Controcorrente è un video podcast realizzato dai Lumia che racconta storie di energia fuori dal comune. Storie di persone che nella vita hanno imboccato strade, affrontato piccole e grandi sfide e fatto scelte spesso controcorrente, capaci di sprigionare energia positiva. Ed accompagnarvi ci saremo noi. Io sono Lorenzo, giornalista, speaker e conduttore. E io sono Claudio, responsabile comunicazione di Lumia e grande amico di Lorenzo. E insieme siamo pronti a guidarvi alla scoperta di queste storie, tanto comuni quanto straordinarie. Lucia, benvenuta a Controcorrente. Ecco, senti che sta suonando il campanello, perché noi introduciamo il nostro ospite sì. Proprio così, come se fossimo a casa nostra. Facci sentire un attimo. Eccolo, ecco. Tu ricorda dove siamo almeno. A Illumia. Sede, via De Carracci 69/2, per il podcast di Controcorrente. Benissimo. Lucia Gaudenzi. Ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Raccontaci tutta la storia della tua vita in 2 minuti, 2 e mezzo, vai. No, a parte gli scherzi. Cosa fai qua? Io vedo un nome difficilissimo. Ci racconti tu questa incontro esistenziale. Sappiamo che cos'è, un'associazione che promuove la cultura molto legata al territorio, eccetera eccetera, e tu sei la project manager. Esatto, che in soldoni vorrebbe dire che mi occupo di tutti gli aspetti organizzativi legati agli eventi di questa associazione culturale, quindi dal proprio la parte proprio il pre, quando bisogna iniziare a pensare chi invitare, di cosa parlare eccetera, più fino ad arrivare agli aspetti più concreti, quindi di mettere insieme l'evento, cercare la location, fare la locandina, occuparsi di tutti gli aspetti, che un tutto funzioni, esatto. Abbiamo fatto concerti, spettacoli, mostre, presentazioni di libri, insomma tutto ciò che ci viene in mente poi lo mettiamo a terra. Incontri sbarcato su? TikTok. Su TikTok. No? Sì. Quindi lei si sta occupando anche della pubblicazione? Insieme a Giulia Sereghiti, che è qua, che salutiamo, dei post che avete fatto. Perché? Perché avete le registrazioni di tutti, da quanti anni a questa parte? Dal 2015. Dal 2015, pensa che ha fatto un lavoro pazzesco di selezione, e senza pubblicare le puntate nuove, con quelle che hanno fatto andremo avanti tipo un anno. Sì, mesi. Avete un bel archivio ancora da sfruttare. Sì, anche perché abbiamo avuto dei grandi ospiti, quindi alla fine ci sono delle pillole interessanti da tirar fuori. Quindi facciamo un appello a iscriversi su TikTok e cercare, seguire Incontri esistenziali. Com'è l'adattamento alla piattaforma di TikTok? È semplice tecnicamente, cioè viene adattato per quelle esigenze, quindi anche la durata, voglio dire, no, del contenuto è diversa oppure è uguale? No, viene adattato, vengono fatti dei tagli, perché gli incontri tendenzialmente sono lunghi un'ora e mezza, quindi TikTok è un qualcosa di fruibile velocemente. Quindi vengono fatte delle selezioni ad hoc di pezzi che secondo noi funzionano su questo canale. Al di là del lavoro, che cosa ti piace fare? Che cosa fai? Insomma, sono delle passioni. Mi piace molto l'arte in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo una traccia sotto? Paracetamolo? È lui? Beh, l'ho preso subito, anche se ero impreparatissimo in questa cosa. E perché l'ha messa? Facciamo un appello a Calcutta che venga all'incontro. Ah, per quello! Vorresti Calcutta? Me l'ero perso. Allora lo diciamo e speriamo, insomma, che questo sogno si avveri. Senti, rimaniamo sul tema della musica. Io vedo qua musica indie, quindi è il tuo genere preferito o ce ne sono altri? Mi piace la musica indie, la musica pop, ma anche la musica classica. Mi piace andare in generale mi piace andare ai concerti. Mm-hmm. Quindi fruire la musica dal vivo è una cosa che mi fa sentire viva e partecipe di un qualcosa di più grande, quindi mi piace molto. E invece per quanto riguarda le letture, libri particolari che ti sono piaciuti, passato, adesso, non lo so, ci sono? Allora, sì, mi piace tantissimo leggere. Un libro a cui sono molto affezionata è Sostiene Pereira. Facciamo consigli per gli acquisti. Certo. Perché è stato il primo libro in cui mi sono sentita in empatia con l'autore. Con il protagonista. Che cos'è per te l'energia positiva?
Allora, per me è tutto ciò che ti fa nascere un sorriso di quelli che ti vengono dalla pancia. Spontaneo. Spontaneo, di quelli buoni, cioè dopo che, non so, hai avuto una bella conversazione con un amico, hai visto un bel film, ascoltato una canzone che ti ha toccato e che dopo sorridi e dici ok, ci siamo. E invece hai mai fatto delle scelte controcorrente? Tu sai che il nome del nostro podcast è questo. Controcorrente significa fare un qualcosa non nell'accezione negativa, quindi andare contro il sistema, ma anzi fare un qualcosa di diverso dagli altri, che richiede un impegno, un sacrificio, un qualcosa, insomma, di più difficile ma altrettanto valido, altrettanto importante. C'è stato un momento controcorrente nella tua vita? Secondo me i momenti controcorrente sono quelli in cui uno davvero è fedele a se stesso, quindi io forse la scelta controcorrente che ho fatto è stato seguire negli studi ciò che mi corrisponde, quindi la storia, la letteratura, io ho una grande passione per gli archivi, quindi che è tutto un mondo che non ti dà notorietà, non ti dà fama, non ti dà successo, così come lo si intende in modo, cioè adesso. Però mi dà una grande soddisfazione e credo che quando uno è fedele a se stesso, poi in quello che fa nel suo piccolo lascia il segno. Infatti, brava, c'è una frase che non è per niente rock and roll, però mi è venuta in mente adesso, di Santa Caterina, che dice: se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo. Vedi? Quindi alla fine, se uno segue se stesso ed è fedele, vedi, a questo, vedi che inconsapevolmente spacca. Un nuovo modo per appunto usare la tua energia positiva. Pensi che ci sarà, magari arriverà un nuovo modo di sfruttare la tua energia positiva in futuro? Speriamo in grande, speriamo in un progetto che ancora non esiste, che ce lo dobbiamo inventare. Però sei sempre alla ricerca di qualcosa appunto che possa portarti a usare le tue energie, sì, in un modo nuovo. Sì, poi a me piace molto viaggiare, quindi anche vedere come gli altri usano, spendono la propria energia, e quindi da questo trarre ispirazione. Salutiamo la nostra Santa Caterina? Eh? La salutiamo così? Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia, che te che sei ferrata, penso. Chi è Santa Lucia? Che protettrice è? Degli occhi. Ha ragione, lo sapevo. Era facile, questa era facile. Brava, bravissima. Grazie mille. Grazie di essere stata con noi. Grazie.